Ofelia Malinov. Domani l'Italia inizia il secondo weekend del World Grand Prix contro la Cina. Le tue impressioni? Sì, abbiamo fatto una prima settimana e direi abbastanza buona, dove ci siamo confrontati contro squadre di altissimo livello. Siamo riusciti a toglierci una piccola soddisfazione contro la Russia, ma credo che la cosa più importante è quella che ci siamo resi conto di essere molto vicino a queste squadre, nonostante siamo ancora all'inizio, no? E quindi bisogna migliorare tantissime, tantissime cose. E questa settimana di sicuro puntiamo più in alto, perché rincontriamo di nuovo Cina e Stati Uniti, però abbiamo visto che sono state delle piccole cose a fare la differenza e soprattutto molte volte magari degli errori nostri, no? Quindi questa volta cercheremo di sfruttare al meglio e di mantenere la concentrazione soprattutto nelle parti finali del set. Nei giorni scorsi Mazzanti ha insistito molto sul fatto che questo è un gruppo che deve imparare dai propri errori. Quindi rispetto alla prima sfida contro la Cina, secondo te che Italia vedremo? Sì, penso si sia visto nelle prime partite. Ce la giocavamo sempre fino a un certo punto, o comunque giocavamo a tratti. E credo che adesso dobbiamo cercare di mantenere il più possibile questa continuità e una volta poi arrivati al fine del set cercare di puntare sui nostri punti di forza, quindi concentrarci secondo me più sul nostro gioco che quello sugli avversari. Per te il Grand Prix è una competizione un po' speciale, a soli 21 anni è già la quarta edizione, nel 2014 hai, possiamo dire, esordito a livello internazionale qui. Che cosa rappresenta per te? Sì, sono molto contenta, anche perché Davide ha riposto la sua fiducia su di me e questo mi rende molto orgogliosa e d'altra parte mi spinge a far vedere il meglio che possiamo fare sia per quanto riguarda me ma soprattutto quello per la squadra, e credo che possiamo toglierci delle grandi soddisfazioni, ma bisogna lavorare ancora tanto. Secondo te l'Italia dove può arrivare in questo Grand Prix? Beh, noi di sicuro possiamo arrivare alle finali, non è facile, ma questo non ci spaventa.